Allora, iniziamo col fatto che devo andare su Twitch e con il fatto che devo mettermi l'audio nella cuffia, se non voi sentite stoppiato. Allora, Twitch. No, sto scaricando di tutto e di più tranne Twitch. Dov'è qua il dispositivo intanto? Faccio due cose in contemporanea ormai. Dovete sapere, ragazzi, che ormai riesco a giocare guardando i video, quindi occupo molto meno tempo per fare i miei hobby. Torcio un po' il cavo attorno al controller, così per sicurezza sento meglio, visto che il mio cavo è un po' rotto. Twitch. Ci sono, anche se non credo che sia ancora uscito il vlog dove vi dico che andavo in live su Hitman. Ma vabbè, adesso quanti di payday che ti sono iscritto. A me soprattutto è facciamo il nuovo, cioè l'episodio che mi manca. E poi in un'altra live faremo l'ultimo episodio della prima stagione, perché ho scoperto che è la prima stagione, quindi ho paura di che cosa uscirà fuori in futuro. Non so come funziona Hitman, non ci ho mai giocato, è il primo Hitman che gioco, ma è tal contrario. Vi avverto che potrebbe capitare che si chiuda da solo il gioco per via della connessione. Allora, siamo in Colorado e Hokkaido. Abbiamo le ultime due missioni da fare. Quindi poi, finché non usciranno i nuovi episodi, sarà tutto cazzeggio. Il mercenario. I Sarajevo. Ah, devo ammazzare uno di quelli dei 6 di Sarajevo, mi sa. Ok. Va bene. Professionalità. Dai, andiamo. Morning, Proverò a farlo 46. bene. We have a lead on the shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert, wanted for a serious public bombing. Rose was has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soda's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Ok, dovremmo indagare allora. Roba personale. Ma è Joker. Ciao. Figo. Allora. Sì, Rose è il bersaglio principale, ma bisogna farli fuori tutti e quattro. No, vabbè, sto abbigliamento è strafigo. No, ma tantissimo sto abbigliamento è strafigo, allora. Cominciamo col dire che la corda non ci serve, quindi prenderemo qualcosa che ci è più utile. Il grimaldello. Non si sa mai. Le monete sono sempre utili per distrarre. Cominciamo. Se ho voglia e tempo, possiamo anche farci l'altro episodio, dai.
Scusate, un po' di stanchezza. Dai, forza, caricamento, caricati. Qua c'ho il cavo che mi si è fatto arcigna malamente. Aspettate un attimo, ok. Dai, sono pronto. Now I'm ready. Che poi per Hitman ho dovuto usare un casino di spazio per poter installare vari Welcome to aggiornamenti. Colorado 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Good luck, vaffanculo. Allora, questo è il vestito di 47 più figo che io abbia mai visto. Minchia, che rumore sta a fare la play? Sembra un'ambientazione di Outlast. Dimmi che ha visto quel mattone rompere, sai che andrà a indagare. Porca vacca. Ti pare? Subito così. Ma avevo notato quei due, devo essere sincero. Ok, con calma e molta buona volontà. Welcome to Colorado 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose Ha scritto un attimo così una cosa. Inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Così ci pensa davvero attentamente sulle cose. Ok, dai, andiamo. Come si. Ok, fu veramente così. Si va, senza il cavo che mi dà fastidio magari. Legionario Ezra Berg, mi chiedo se con lui in giro qualcuno non rischi no un overdose. Ezra Berg, leggendario agente del Mossad, specializzato in tecniche di interrogatorio con sostanze chimiche, si trova nel complesso per interrogare un prigioniero. Le mie fonti indicano che, a
ha allestito un laboratorio improvvisato nel garage e pare spenda molto del suo tempo nel seminterrato. Chissà che opportunità si nascondono lì sotto. Volentieri, seguiamolo. Cazzo, io. E io come dovrei fare? Ok, ci siamo, ci siamo. Siamo molto, molto, molto più vicini. Dobbiamo stare attenti a quella guardia, però. That is Sean Rose, Ah, è il nostro bersaglio terrorist principale. insurgent. Potrei prenderlo così facilmente. Prenderlo, non perderlo, non so parlare, scusate. Troppe guardie, lo vedo. Mi scoprirebbero in 5 secondi, anche perché devo raggiungere il cadavere per prendere la tessera. 1, 2, 3, 4. No, quella è girata. Non hai sentito veramente questo cavolo di mattone? Questa moneta la dovresti sentire. Vieni a vedere. Oh cavacca, verrà a vedere pure sta guardia, devo sbrigarmi. Non è la tua immaginazione, ecco, è arrivata la guardia. Ok, uno è andato, me ne devo andare malamente, me ne devo andare malamente. Cazzo, girati, stupida guardia. Command, securing crime scene and establishing perimeter. Me l'ho scoperto. Sono agente 47. No, volevo dargli un pugno in faccia. No, ok, no. Allora, bisogna farla per bene, pianificata, come si deve. In realtà ero già al bersaglio. L'avevo già ucciso, ma. Ci sono, ci sono. Il primo bersaglio è facile. Ed è easy peasy lemon squeezy. Welcome to Colorado, So 47. che guardano un po' dappertutto e quindi sono stato un po' fregato. Potrei prendere un vestito di una di quelle due guardie attirandole, ma nah, prima a farla così, dai, è più divertente. È più difficile poi. Allora. Sì, voglio seguire questa opportunità. Secondo me non si girasse per qualsiasi cosa. Ecco appunto. Come se non l'avessi detto. Ma cacchio qua.
sul serio? Le monete mi servono, signore. Ok. Scusatemi, ma è più facile così, porca vacca. Meno gente mi può riconoscere, che cavolo. Dovrei spostare il cadavere tantissimo, ma non dovrebbe passare nessuno per di qua. Mizzica, ho appena finito di dire non dovrebbe passare nessuno. Occa vacca. Nessuno si è accorto di niente, vero? Nessuno si è accorto di niente. Ok, niente, vero. Ok, sono una di quelle guardie normali, sono tanto bello, di là mi possono vedere, quindi devo stare attento. Ecco, l'altra volta mi sa che avevo fatto il giro per di qua. Perché in questa zona io non ci posso entrare. Oppure tutti mi possono riconoscere, una di queste due. Vuol dire che nessuno sa. Già sanno che è morto. Com'è possibile? Eh sì, c'è stato qualcuno, l'ha ucciso. State attenti ragazzi, state attenti, eh. Ma mizzica, mi riconoscono tutti qua. Cavacca, porca vacca, tutti. Comunque non mi riconosce, c'è. Cioè. Ok. Posso passare per di qua tranquillo? Sì. Lì c'è un bersaglio. Posso? That is Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst. Strange to see her as part of this crowd. Ok, devo riuscire a ucciderla senza dominoti però. Hi, I'm Penelope Graves. You look like you've been part of the crew for a while. Just wondering how you're finding it here. Sean Rose, you okay to work with? Se nessuno mi vede potrei provare a farla fuori così. Stupido albero. M'hanno visto tutti. Seriamente? Ma seriamente, m'hanno visto tutti. Ma non è possibile, dai.
No, vabbè, qua è da fare una roba incredibile per riuscirci. Che rottura di palle, signori. Welcome to Colorado Welcome to 47. Colorado 47. Salta sta roba, non me ne frega. E ancora non si è pubblicato il video. Quanto cavolo sta a pubblicarsi? Vabbè. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. No, qua c'è troppa gente che mi può riconoscere. Nessuno me l'ha detto di sta zona qua sopra. Una pala. Eccolo che arriva. That is Sean Rose, Ah, ma c'è gente che in sta terrorist zona non mi turned dice niente se insurgent. sono vestito normale. Ah, ecco perché qua tutti mi vogliono morto, perché sono vestito normale. Mi sono scordato che non ho il vestito camuffato. Avrei anche dovuto buttare il cadavere. Dai, vieni, 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 vieni che ti voglio tanto bene, ti voglio solo strangolare. Bravo. Ciao, ciao. Mi dispiace per codesta morte, ma devo essere sicuro che non dirai niente a nessuno. Davvero, non avrei voluto ucciderti, ma mi servivi morto. Mi servivi più da morto che da vivo. Ok, ci siamo. Uno può riconoscermi e gli altri no. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Murder, she wrote. Let's find this. Whoa, 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 what the hell? Hey, stop! Che cavolo m'ha visto? Ma non è possibile, è troppo difficile sta missione. Porca vacca. Mi serviva un cavolo di cecchino. Col cecchino sparo da lontano, col silenziatore, non me ne frego, ma devo ancora sbloccarlo col cecchino del cavolo. Con calma. E tanta buona volontà. Welcome to Bla bla Colorado. bla, welcome to Colorado 47, sei un figo, bla bla, sei pelato, c'è cioè, giacca di pelle, andiamo. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. Qua è un'opportunità di ammazzare. Perché se sparo a... Beh, noi restiamo qua intanto. Perché se sparo all'esplosivo mentre lui lo sta...
migliorare, lo sta toccando, no? C'è un momento in cui lo tocca. Posso usare la scusa dell'esplosivo per farlo saltare. E dopo in seguito prendere la chiave che è addosso nel suo corpo. Ma sinceramente una delle cose più importanti è il cavo di allarme. Si può disattivare. Dovrei provarci, ma non ho voglia. Quindi, ma oi 47, stai bene? C'hai gli occhi strani oggi. C'hai gli occhi un po' strani più del solito. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. Non devo sbagliare il colpo. Sì, tu muoviti, figlio di buona donna. Vediamo un po' cos'è st'opportunità. Se Rosa ha richiesto un carico di respiro, cosa mai potrebbe andare storto? Interessante, la missione riceve una grossa consegna di nitroglicina stamattina. Il carico è stato risposto nel deposito delle munizioni. A quanto pare Ross vuole testare diverso energia esplosivo. Non appena sarà pronto il primo campione. Ah, ok. No, vabbè, non mi interessa questa opportunità. Voglio seguire quella che abbiamo già. This sounds promising. The militia received a large shipment of nitroglycerin this morning, which is now stored at the munitions depot. Apparently, Rose himself plans to apply and test the gel as soon as a sample is ready. I need help here. Volevo sparare diretto. Cavacca, no, no, niente. Gli dovevo sparare diretto, oh, che palle. Una rottura di palle sta missione, già. Quattro bersagli, mitica. Spero che la quinta ne abbia uno solo potente e basta. Welcome to Colorado, 47. E poi la quinta dov'era? Giappone? Boh. No, Giappone non ci siamo stati ancora. Dovrebbe essere Giappone.